le pietre attorno a un coperchio spesso una lastra ed erano seppellite all'aperto, erano raggiungibili dall'alto del pavimento a fianco proprio accosto al muro della chiesa paleocristiana, perché si faceva a gara per farsi seppellire vicino. Dopo le navate laterali si sono costruite le camere funerarie in relazione con le cappelle gentilizie della chiesa superiore. E allora c'erano i Fanelli, e c'erano i Nonni, c'è una serie di nomi e c'erano le persone che stavano cercando, c'era la Tanzi, la cappella dei Tanzi che su aveva in l'altare con il quadro di Carisbordò, insomma sono tutte cose che stiamo cercando di restituire perché in realtà non vogliamo spazzare la situazione. Se lei vede all'interno della chiesa superiore, nella navata nord, c'è il fronte di una cappella che è stato spostato indietro e che riporta nomi e tutto quello che vuole, ed era una cappella. È tutta una ricostruzione da fare. Qui invece è lo scavo, un attimo perché troviamo un argomento, un capitolo importante, lo scavo fatto direttamente dall'alto, scendendo dal pavimento, vedete lassù, questa è la controfacciata. E vedete che si spazzavano proprio, era una specie di composto compatto di ossa, terra e ogni sorta di cose. E le passerelle sopra. Man mano che si scendeva, ecco che tutto un tratto ci si imbatte nel fusarco. Qui è la parte aderente a quel muro trasversale che vi ho fatto vedere della pianta di fantasia, che qui è tutto in piedi, oggi è aperto con una breccia. È stata aperta allora, e qui comincia a comparire una serie di pezzi rotti, diciamo così, di vari piani, di varie couche, di vari letti di mosaico, spaccati probabilmente dalla pressione delle acque sotterranee. E poi invece un mosaico intero con un fascione di fiori, pesci, frutta, eccetera, che circonda una tavola alzata, cioè una specie di lungo pannello con un'iscrizione. E qua vedete che questa presa proprio mentre le palate toglievano la terra da sopra e vedete che si vedeva benissimo, perfettamente. Questi sono un saggio delle lettere, come stavano uscendo allora sotto le pale che rimuovevano il materiale. Tutta l'iscrizione era già allora dall'alto, questo l'ho preso dall'alto della controfacciata, e si leggeva perfettamente, sembravano lettere dorate. Si leggevano e dicevano delle cose interessantissime che però non avevano chiave di interpretazione, perché parlavano della chiesa barese, beata Ecclesia Barina, Gaudio, di Sfontiste di Andrea, e parlavano di un vescovo Andrea, nella cronotassi barese, ufficiale non esiste. E qui torna fuori, andiamo per le rute, torna fuori il problema chiave della fonte costituita dal monumento, che anche attraverso testo scritto dice cose che la storia ufficiale con i documenti non dice. Allora qui nacque un contenzioso, nacque una serie di discussioni, c'era con l'Ovinetti, con tutta la sua scuola, allora, che avanzavano determinate ipotesi e altre cose, perché si conoscono altri due vescovi Andrea. Il vescovo Andrea è del 1064, è quello che include, diciamo, la cattedrale. Allora sarà quello, allora la cattedrale antica in assoluto ricomincia e naturalmente opporsi a questa marea avanzante fu molto difficile, perché è chiarissimo che non era così. Era un Andrea ben precedente. E allora, andando a cercare, si è trovato che c'è ufficialmente un Andrea vescovo che è vissuto nell'VIII secolo, se non che il suo nome è affidato a una cronotassi derivata da un manoscritto spurio, ritenuto a lungo un falso settecentesco. Io non credo che sia un falso, ma non settecentesco, se abbiamo tempo ce lo dirò, e che comunque non ha una relazione diretta, cioè non diventa un documento per la data del mosaico, per il fatto
classico pastrocchio di falsa documentazione. Sì, falsa documentazione, ma Andrea c'è sul mosaico. E allora da lì inizia tutto un altro capitolo che è di Dante sul mosaico, come allora si vedeva da studiato con le vertenti, la quale sulla base dei confronti, vedete come si vede bene per l'iscrizione, e qui dice che un tale che si chiamava Timoteo, sciogliendo un moto, ha fatto fare con più sicura tecnica questo pavimento dell'aula, questa opera. Naturalmente, sulla base dei confronti tra le parti del mosaico figurato e altri che sono sparsi nel Mediterraneo, quello per te, giustamente, dice questo